Buongiorno, benvenuti a coloro che non sono mai stati in Yulm. Sono molto felice che siate venuti, che possiate vedere il nostro campus. Buongiorno anche ai ragazzi che sono collegati in streaming. Prima di cominciare ed iniziare a raccontarvi un po' chi siamo, che cosa facciamo e anche far emergere un po' quella che è la filosofia che sta dietro il nostro corso, comincerei mostrandovi il video, che lo spot che annuncia un po' il senso di quello che facciamo, e poi entriamo un po' più nel vivo. Si potrebbe pensare a un palazzo neoclassico nel centro storico, magari alla sede di qualche istituzione economica. La classicità dell'architettura potrebbe creare un contrasto interessante. Potrei organizzare un flash mob che coinvolga tutta la città. Un'operazione di guerriglia marketing con manifesti dappertutto e gadget da distribuire nelle scuole e nelle biblioteche e alle fermate dei mezzi pubblici. Si potrebbe pensare a una valutazione al rialzo. È un artista emergente, ma nel giro di pochi anni potrà riscuotere grande successo. Una giovane casa d'aste potrebbe essere interessata ad accoglierlo. Ci si potrebbe girare un documentario, qualcosa simile alla videoarte. Oppure pubblicare un libro fotografico utilizzando un tipo di carta che esalti le qualità della materia. L'arte sotto ogni punto di vista. Ecco, questo è questa ultima frase racconta un po' quello che vogliamo fare, cioè l'arte sotto ogni punto di vista. Io, se dovessi dirvi da subito per quale ragione il nostro corso di laurea ha una sua unicità nel panorama non solo lombardo e non solo del nord, ma italiano, vi direi subito perché siamo molto diversi dai corsi di laurea di beni culturali tradizionali e insieme siamo molto diversi dai corsi di laurea di taglio strettamente economico. Ma non lo siamo per gusto dell'eccentricità, cioè perché ci diverta essere differenti, ma soprattutto perché in questo momento il mondo, il sistema dell'arte e delle arti richiede delle professionalità estremamente complesse che non abbiano esclusivamente delle competenze schiacciate sulla storia dell'arte o in qualche modo tradizionali, ma e ne abbiano competenze schiacciate esclusivamente su un ambito di carattere economicistico, ma abbiano invece competenze molto più trasversali. Cioè il mondo dell'arte, ma è un discorso che io estenderei molto facilmente al mondo della formazione contemporanea, tende sempre più oramai a privilegiare, deve privilegiare dei professionisti che abbiano una capacità di muoversi su ambiti, territori, discipline differenti, piuttosto che avere una visione tradizionale e verticale dei saperi. Dunque molto meglio in questo momento, il mondo dell'arte da questo punto di vista ne è la prova, c'è più bisogno di figure che abbiano la capacità di saldare insieme conoscenze culturali, storico-artistiche, manageriali e comunicative, di presenze che sappiano esclusivamente muoversi in un ambito storico-artistico, esclusivamente muoversi in un ambito economico, esclusivamente capaci di muoversi in un ambito comunicativo. Il nostro corso vuole esattamente fare questo. Se io dovessi dirvi la vera specificità di ciò che facciamo è legata alla capacità di studiare, conoscere e saper fare. Una delle grandi differenze che esiste tra il nostro corso di laurea e tanti corsi di laurea simili nati in Italia, che proliferano in Italia, e che i nostri studenti vengono pensati da noi già come dei piccoli professionisti.
E noi abbiamo l'idea di pensare degli studenti che non abbiano esclusivamente la, diciamo, non vengano trattati esclusivamente come dei discenti, come figure che sono al di là della cattedra, alle quali devi trasmettere delle conoscenze, ma al contrario li pensiamo come dei compagni di progetto, dei compagni di strada, con i quali costruire delle iniziative. E dunque la nostra filosofia è quella di sempre saldare il momento culturale e il momento formativo indispensabile, questa è una magistrale, non è un master, con la capacità di fare. La capacità di fare, perché in questo momento io vorrei che i nostri laureati all'uscita, le magistrali sono brevissime, cioè 2 anni passano in un battibaleno, quindi è un tempo rapidissimo, ma noi non vorremmo fare in modo che i nostri laureati nel momento in cui usciranno dalla magistrale si troveranno di fronte a in un colloquio di lavoro con un manager, un direttore di una casa editrice, di un museo, di una fondazione, di una galleria, che possa chiedervi: sì, ma tu che sai fare? Sì, hai studiato storia dell'arte, hai studiato marketing, hai studiato management, benissimo, ma che sai fare? Allora non vogliamo che i nostri studenti restino a bocca aperta, restino disorientati rispetto a queste richieste. Ed è la ragione per la quale da tantissimi anni, sostanzialmente dal 2010-11, abbiamo legato in maniera strettissima tutti i corsi abbiamo fatto in modo che ciascun corso possa accogliere una parte culturale e formativa con una parte più strettamente operativa, laboratoriale, e abbiamo fatto in modo che tutti i nostri corsi possano concludersi con un momento altamente significativo per noi, che consiste in un project work, che non è uno stage o un tirocinio, formazione che vi viene offerta da tutti, ma abbiamo lavorato, quindi non è che vi dico faremo, diremo, lo abbiamo fatto, i nostri studenti sono sempre stati coinvolti dal 2010-11 in poi in project work che li hanno portati a lavorare per riviste d'arte, scrivendo una serie di articoli, per esempio Art Tribune, che è una delle riviste online più seguite nel mondo dell'arte contemporanea, accoglie costantemente scritti, lavori dei nostri studenti, il direttore di Art Tribune è un nostro docente, poi mi soffermerò anche su questo aspetto, ma abbiamo portato i nostri studenti a lavorare per esempio sulla realizzazione di mostre. La realizzazione di mostre che è un po' un'eccellenza della nostra facoltà, a cui teniamo moltissimo e vogliamo difendere sempre di più. Mostre che sono a tutti gli effetti di carattere professionale, cioè non sono mostre didattiche come in moltissimi corsi di laurea potrete incontrare, ma sono mostre di studenti professionisti. Io ho sempre detto ai ragazzi, io vorrei che coloro che vedranno le mostre non possano percepire, capire che le mostre sono state fatte da ragazzi dell'università, sono fatte da loro, cioè noi, io sono il presidente della facoltà, coordino da quando sono arrivato qua questo corso di laurea, è il corso di laurea a cui io personalmente tengo in maniera più profonda, ma la dottoressa De Simone che mi ha sempre accompagnato in questi progetti, noi ci mettiamo sempre di lato, siamo, diciamo così, dei facilitatori di progetti. I veri attori, i veri protagonisti sono gli studenti che hanno realizzato mostre raccontate, recensite, descritte da per esempio alcuni dei maggiori giornali italiani, mostre fatte dai nostri studenti interamente, e probabilmente è l'unico caso, cioè non c'è un caso analogo a livello italiano che ci siano state esperienze già professionali fatte durante i corsi. C'è un altro aspetto, e poi vi mostro alcune immagini a cui io tengo particolarmente. L'altro giorno è venuto a trovarci per il dottorato di ricerca il direttore di Palazzo Strozzi di Firenze, che in questo momento sta facendo un'attività molto interessante dal punto di vista della vivacità, della proposta, mettendo insieme arte antica
Verrocchio, cioè il maestro Leonardo, e Marina Abramovic, no? Con mostre che hanno avuto un grandissimo successo anche di pubblico, e lui mi ha detto esplicitamente: guarda, in questo momento io non ho bisogno di figure di classici storici dell'arte. Ha detto: se tu hai delle figure junior, cioè studenti della magistrale, che abbiano una capacità di muoversi esattamente tra storia dell'arte, comunicazione e management, mandameli, perché ci sono possibilità. E ha aggiunto una cosa, ed è uno dei punti sui quali quest'anno vogliamo iniziare a lavorare con forza, e cioè che una figura che abbia anche delle conoscenze più specifiche relative, per esempio, ai programmi di impaginazione, Adobe, Photoshop e così via. Noi abbiamo sempre fatto per la nostra facoltà dei corsi, in realtà sono dei laboratori extracurriculari che affiancano il nostro percorso formativo a titolo gratuito, cioè gli studenti, sono 30 studenti che possono iscriversi a questi corsi e hanno una certificazione. Da quest'anno la nostra idea, poi la dottoressa De Simone ve ne parlerà in maniera più diffusa, è quella di prevedere per voi, e sarà la prima volta, di prevedere la possibilità di corsi che facciano parte del piano formativo legati a queste discipline. L'obiettivo è quello di costruire delle professionalità a 360 gradi, perché è esattamente quello che il mondo dell'arte, il mondo della produzione culturale in questo momento richiede. Cioè nessuno ora vi richiederà: sì, ma tu sai attribuire quando Michelangelo ha realizzato la Pietà Rondanini? Probabilmente è fondamentale che voi lo sappiate, ma sarà altrettanto importante, per avere uno spazio occupazionale, avere la capacità di conoscere questo, di saper comunicare questo, di saperlo valorizzare e di saper organizzare qualcosa intorno a quello, e di capire quanto un progetto ha una, diciamo, ha un aspetto economico-manageriale di cui bisogna tener conto. Ecco, noi vorremmo creare dei professionisti dell'arte a 360 gradi, che abbiano profondità e insieme d'utilità, cioè che abbiano la capacità di conoscere fino in fondo una serie di discipline, ma insieme abbiano la capacità di spostarsi, di essere, diciamo così, dei surfisti della cultura, cioè che abbiano, cioè che sappiano attraversare e seguire le onde di un mondo di un mercato del lavoro legato alle arti che è in continuo cambiamento. A me sorprende delle volte di incontrare alcuni miei colleghi che insegnano in altri atenei, ma anche di atenei molto autorevoli, ma che vi posso dire, da Bologna a Roma a Napoli, per citarvi i tre forse i maggiori atenei italiani dal punto di vista storico, no? E la cosa che mi colpisce è che è come se fossero fermi agli anni 70, cioè raccontano un mondo dell'arte che è fermo agli anni 70. Quando il mondo è assolutamente cambiato, le professionalità sono cambiate. Se io in questo momento vi dovessi dire: ma tu puoi entrare dentro la soprintendenza, vi consegnerei al fallimento. Purtroppo, o purtroppo per fortuna, non lo so, ma non c'è quella strada, è impossibile. Allora, esiste una gamma vastissima di nuove professioni nei confronti delle quali noi proviamo a essere in ascolto. Cioè l'obiettivo, secondo me, di un'università, di una facoltà, e questo è un po' il senso di quello che facciamo, è pensare dei piani di studio che di volta in volta, di anno in anno, si pongono in ascolto delle esigenze del mondo del lavoro, di un mondo del lavoro che ci consegna delle professionalità che quest'anno sono senz'altro diverse rispetto a quelle di 5 anni fa. Senz'altro. Allora l'università può arroccarsi e dire: noi vogliamo formare dei conservatori, dei restauratori, degli storici, là. Benissimo, libero di farlo. Però è come se tu fossi l'ultimo giapponese che provi a difendere un mondo che è finito. L'unica strada alternativa è quella di porsi in ascolto di quello che sta succedendo,
di contaminazioni, di ibridazioni, di discipline, di saperi, sulle quali si fonda questo mondo, che è uno dei mondi più in trasformazione e più redditizio. Vi cito una piccolissima cosa recente. L'altro giorno sul Corriere della Sera mi è capitato di scrivere un articolo partendo da una ricerca che ha pubblicato il Guardian, uno dei maggiori giornali inglesi, qualche giorno fa. È una cosa che hanno messo in rilievo, che il mondo dell'arte lo scorso anno in Inghilterra ha fatturato più del mondo dell'agricoltura. È un dato molto interessante, che ribalta tantissime false convinzioni. Ricordate quel ministro che diceva con la cultura non si mangia? No? Una delle più grandi idiozie che ci siano state. Di un uomo pronunciata da un uomo intelligente, ma che talvolta ha detto un'idiozia. Questa ricerca prodotta in Inghilterra è validissima anche in Italia, validissima. Il settore artistico e culturale in questo momento, ma oramai dal 2013, ha un trend altamente positivo. Lo dimostrano i musei, i siti archeologici, le fondazioni, il mondo del mercato dell'arte, il mondo dell'antiquariato, cioè sono tutti settori che hanno sempre un segno in più nel corso degli ultimi anni. Qual è il problema? Sono le professionalità di cui questi mondi hanno bisogno. Io, nell'ottica di questo racconto, vi mostrerei un po' per calare, perché voi mi potreste dire molto semplicemente: ah, guarda, questo ci conta delle storie. No, non sono storie, sono effettivamente dei dati reali che si fondano su una nostra piccola storia legata a esperienze concrete seguite dai nostri studenti. Io vi mostrerei oggi due video intanto, che sono: il primo video vi mostra le mostre, scusate il gioco di parole, le mostre che hanno seguito, ideato, curato, allestito, comunicato i nostri studenti della magistrale di arti, in modo da farvi vedere quello che effettivamente hanno fatto i ragazzi. Se partiamo. Tempo. Questo è, diciamo, esattamente questo è un po' sia il backstage che la fase di allestimento, che l'inaugurazione di queste mostre, che per lo più dal 2011-12 fino al 2018 adesso sono state organizzate dai nostri studenti. La prossima, mi auguro che poi possiate vederla direttamente, invece sarà una mostra site specific un po' diversa rispetto a queste, che probabilmente faremo invece come apertura del prossimo anno accademico, ancora una volta curata dai nostri studenti. Questo è primo tempo. Secondo tempo, adesso vi mostriamo invece il clima che si respira all'interno di un corso.
è un corso specifico legato in modo particolare alla fotografia. In questo caso io ve lo mostro soltanto per farvi sentire l'aria, che è quello che a me interessa di più. Sentire l'aria che vi dimostra la compresenza di un docente, che è un professore di estetica, cioè di filosofia dell'arte, con uno dei maggiori fotografi italiani, che è Antonio Biasiucci. Quindi vedrete questo corso in cui capirete come i ragazzi hanno lavorato su un piano più strettamente storico-teorico e formativo, rigoroso, e su un piano invece più laboratoriale, misurandosi con la creazione di fotografie, di portfolio fotografici. Prego. Punto, entriamo un po' più nel vivo della nostra offerta formativa, prima di passare la parola alla dottoressa De Simone. Questo era un po' il primo aspetto, il primo dato che volevamo mostrarvi su un settore in grande crescita in Italia. Questi sono i dati del 2016-17, ma sono dati in crescita costante. Quindi veramente tutti i grandi siti museali e i grandi siti archeologici in Italia hanno avuto una crescita esponenziale nel corso degli ultimi anni. Queste sono, era quello un po' di cui vi stavo parlando prima, cioè di un settore professionale in grande crescita che ha necessità di nuove professionalità. Qui abbiamo indicato alcuni degli ambiti specifici di cui in questo momento il mondo dell'arte ha bisogno. Io, che sia chiaro, quando vi parlo del mondo dell'arte includo ovviamente anche il mondo dell'archeologia, cioè è un mondo assolutamente a 360 gradi, cioè che va dall'archeologia all'arte ipercontemporanea. Queste sono alcune professionalità legate all'ambito della gestione, della progettazione, della comunicazione, degli aspetti formativi ed educativi. L'ambito delle start-up culturali, ecco, questa è una delle cose a cui io tengo particolarmente. Il nostro è l'unico corso di laurea in Italia che è un corso specifico sulle start-up per l'arte, che è una forma alternativa di imprenditoria che parta dal basso, gestita da giovani. Quindi, visto che è uno dei settori in questo momento a livello internazionale di maggiore interesse, sul quale è possibile anche raccogliere dei fondi, ma è anche uno dei settori di maggiore innovazione. Allora, noi siamo l'unico corso che ha deciso al primo anno di riservare un corso specifico dedicato a che significa mettere su una start-up per l'arte, che ha una caratteristica assolutamente diversa rispetto ad altre realtà. Questi sono alcuni degli ambiti sui quali ci muoviamo. Io, se dovessi sintetizzarveli, vi direi sostanzialmente che le nostre aree di sviluppo, di aree di attenzione forti, sono A, le discipline artistiche, lo vedrete calate poi nel piano di studi questo che vi sto dicendo, le discipline artistiche partendo dall'archeologia fino alla contemporaneità, le discipline di carattere gestionale, legate al marketing, management e gestione, che vanno dall'aspetto museografico
all'aspetto, per esempio, legato alle fondazioni, al mondo delle professioni dell'arte, delle gallerie, del mercato, delle case d'asta. Altro aspetto molto interessante. L'aspetto comunicativo, sul quale noi abbiamo un corso su arte e web, abbiamo un corso a cui teniamo particolarmente, che quest'anno inizia per la prima volta in partnership con SkyArte, che consente ai nostri ragazzi di lavorare con il direttore di SkyArte, Roberto Pisoni, che opererà insieme con noi. Aggiungerei a questo aspetto, e anche qui dopo entreremo un po' più nei dettagli, la dimensione internazionale del corso, che è fondamentale. Per noi dimensione internazionale significa prevedere alcuni corsi, per alcuni corsi, soprattutto quelli di area economica, momenti significativi svolti in lingua inglese. B significa partnership con università internazionali rilevanti di diverse lingue, ma abbiamo lavorato moltissimo sul piano con le università anglofone, e da quest'anno abbiamo un accordo in essere con una delle 7 università più importanti degli Stati Uniti, che è l'Università di Irvine in California, che hanno l'aspetto interessante che sono stati loro a contattarci per chiedere dei nostri studenti della magistrale, finché vadano un gruppo, ovviamente credo che saranno 4-5 studenti, che possano andare in California al secondo anno, perché noi il primo semestre del secondo anno prevediamo anche la possibilità di progetti Erasmus. I nostri studenti hanno la possibilità di andare a lavorare insieme con i docenti di Irvine su un progetto a cui loro tengono molto, che è relativo alla rete dei musei della California. Quindi sicuramente un'opportunità molto rilevante per i nostri studenti. Queste sono alcune delle professioni sulle quali ci muoviamo. Però l'aspetto più interessante, se io questa slide, la cosa più interessante sarebbe stata aggiungere 3 puntini sospensivi finali, perché la verità è che è talmente un mondo in divenire che c'è, probabilmente per coloro che si iscriveranno nel 2019-2020, ci saranno già nel 2020-21, ci saranno altre professionalità, e quindi sarà nostro dovere provare ad aggiornare questa slide. Questi sono alcuni dei docenti che insegnano nella nostra facoltà e nel nostro corso di laurea. Ve ne cito alcuni. Marco da Milano, che probabilmente molti conoscerete, che è il direttore dell'Espresso. Luca Doninelli, che è uno scrittore importante. Andrea Lanfranchi, Gianfranco Maraniello, che è il direttore del MART di Rovereto, che tiene alla nostra magistrale, che è uno dei musei più rilevanti d'arte contemporanea in Italia, ed è il presidente dell'AMACI, cioè della rete dei musei d'arte contemporanea italiani, che tiene da noi proprio un corso sulle professionalità legate ai musei. Costanza Pratesi, che è la direttrice scientifica del FAI, Clarice Pecori Girardi, che è una figura storica nelle case d'asta italiane, Massimiliano Tonelli, che è il direttore di Art Tribune, di che vi citavo precedentemente, Patrizia Sandretto Reribaudengo, che è la direttrice e il presidente della Fondazione Sandretto Reribaudengo, e insieme è il presidente della Rete delle Fondazioni d'Arte Contemporanea. Antonio Scurati, che probabilmente conoscerete, che era uno scrittore in questo momento di grande visibilità, e Antonio Troiano, che è il caporedattore culturale del Corriere della Sera e della Lettura, che è il supplemento culturale del Corriere. Questi sono alcuni partner del nostro corso di laurea, della nostra facoltà, con i quali abbiamo un rapporto di osmosi costante, cioè di scambio, di dialogo, di confronto, di idee e di opportunità soprattutto per i nostri studenti. A questo punto passerei la parola alla dottoressa De Simone per entrare un po' nel vivo della nostra offerta formativa, partendo appunto dal modello formativo che sperimentiamo nel nostro corso di laurea. Dopodiché la dottoressa De Simone entrerà nel piano di studi, ma per linee generali, poi non c'è nessun problema, lo avete stampato, è quello, quindi... credo che
sia più interessante a quel punto anche riservare almeno 5 minuti a un confronto con voi, se avete delle domande, delle curiosità, degli interrogativi su quello che facciamo. Prego. Allora, buongiorno, innanzitutto benvenuti in Yulm anche da parte mia. Sì, sono Anna Luigia De Simone, io insegno al secondo anno pratiche curatoriali e media espositivi. Allora, ho il compito oggi di aprirvi un po' le porte del nostro corso di studi e alle mie spalle vedete il modello formativo, cioè innanzitutto come funzionano i 2 anni che speriamo verrete a passare qui da noi. Al primo anno vedete che c'è, in realtà passerete gran parte all'interno proprio delle aule Yulm, dove in ogni insegnamento, che poi vi mostrerò tra un attimo, cioè sarà sempre previsto un aspetto teorico di approfondimento sulle materie chiaramente che sono previste nel nostro corso di studi e un applicativo, cioè sempre la necessità di tenere presente i 2 piani, l'imparare, il sapere e poi il saper fare, questo all'interno di ogni corso di studi, di ogni insegnamento. Vedete però poi che c'è un job lab. Cioè noi prevediamo che al primo anno voi passiate abbastanza tempo qui da noi per rafforzare le vostre conoscenze e competenze, ma a un certo punto, oltre a farvi applicare i singoli insegnamenti, praticamente decidiamo di invitare qui un'azienda, un'impresa, un ente, un'istituzione, ogni anno cambia, quest'anno era stato il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, probabilmente lo sarà anche il prossimo anno, che nel corso dell'intero anno, sui 2 semestri, viene qui e vi mette a confronto con un assignment di progetto, un progetto vero, come se ve lo assegnassero nella prima vostra esperienza, al primo stage o alla prima esperienza di lavoro. Cioè un progetto probabilmente inserito all'interno di un ambito strategico, innovativo, per quel settore nell'anno specifico, che deve essere realizzato nei tempi e secondo le dinamiche proprie del mondo del lavoro, con un professionista che è lì a chiedervi di rispettare quelle stesse modalità. Chiaro che avrete un sostegno anche da parte nostra in questo progetto, non vi lanciamo in assoluto nel vuoto, ma è una prima occasione di fare training vero a confronto con quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Il secondo anno invece è strutturato sui 2 semestri. Al primo potete rimanere qui e svolgere regolarmente i corsi che si svolgeranno sempre sulla stessa modalità del primo anno, cioè con una parte teorica e un applicativo ogni volta, oppure ci siamo studiati degli accordi specifici con dei partner stranieri all'estero o con università, dopo vi farò vedere quali sono alcuni dei nostri partner, che hanno messo in parallelo il loro corso di studi con il nostro per quel semestre. In modo che se volete potete passare quei 6 mesi all'estero e non perdere tempo, come invece capita spesso facendo l'Erasmus, perché a volte è difficile mettere in parallelo i vari insegnamenti, si perde tempo e si rinuncia a fare un'occasione che invece forse è il momento più bello per poterla realizzare. E quindi al primo semestre abbiamo immaginato che per chi vuole, altrimenti si rimane qui tranquillamente, per chi vuole c'è l'opportunità di passare questo periodo fuori. E al secondo semestre invece l'attività diventa sempre più operativa e infatti leggete scritto Work Experience. In questa parte del secondo semestre ci saranno una serie di attività che noi organizziamo innanzitutto presso alcuni dei nostri partner, perché andate a fare delle esperienze di affiancamento presso alcuni dei nostri partner, e inoltre quel laboratorio sulle tecnologie per l'arte che il professor Trione aveva anticipato. Cioè uscirete da qui che valorizzare significherà per voi anche saper girare un video che è fatto apposta perché il soggetto, il contenuto che volete mostrare sia comunicato nella maniera migliore, ma anche tecnicamente, oppure imparerete a impaginare sia dal punto di vista di un sito che dal punto di vista di un lavoro più editoriale, riuscirete a impaginare delle immagini oppure dei testi in una maniera che possano diventare davvero comunicativi. E ancora, saprete scattare delle fotografie perché possiate poi pubblicarle su Instagram, per esempio, nella maniera
più utile a tutti quella domanda che nei musei, nelle gallerie, adesso è costante, cioè la capacità di saper lavorare in un dipartimento di comunicazione, in un dipartimento di valorizzazione dell'ente specifico. Possiamo andare avanti? Io non ce l'ho. Devo fare da valletto? Di solito sei tu che mi fai da valletto. Allora, qui alle mie spalle invece vedete davvero le aule, come dire, sono i nostri corsi di studio, i nostri insegnamenti, che in realtà sono tutti sviluppati secondo quelli che sono i tre assi che fanno parte già del nostro titolo, quindi arte, valorizzazione e mercato, da dove questi tre sono davvero gli ingredienti che poi abbiamo fatto, che abbiamo diluito all'interno dei singoli corsi. È chiaro che gli aspetti artistici e culturali sono più presenti in alcune materie, nello specifico come culture visuali, per esempio, ma le trovate, vedete, arte è un termine che torna in tutti quanti i corsi che vedete alle mie spalle, e diciamo però con le varie aree applicative, per esempio dal punto di vista della valorizzazione sia comunicativa, per esempio in elementi di storytelling, che è il corso che viene seguito da Roberto Pisoni con Sky Art, che era quello che vi citava il professor Trione, oppure dal punto di vista invece più legato al mercato, come per esempio il mercato antiquario, il collezionismo, oppure ancora le professioni dell'arte, dove c'è un'attenzione di più alle case d'asta, alle gallerie. Questo al primo anno. Sul comunicativo ancora, per esempio, vi cito Arte Web, che è al secondo anno ed è seguito da Massimiliano Tonelli, che è il direttore di Art Tribune. Al secondo anno, vedete lì, ci sono tutti gli applicativi sulle mostre, sugli eventi, sulla possibilità di imparare a progettarli, a comunicarli, a produrli, e questo all'interno del laboratorio di progettazione e produzione artistica e culturale. Poi gli insegnamenti a scelta. Allora, io mi sono fatta stampare una serie di altri insegnamenti, perché qui vedete in realtà una piccola selezione, mentre sono tantissimi gli insegnamenti a scelta che potete decidere di inserire nel vostro piano di studi, proprio perché questo possa poi diventare più tailor-made, no? Più adatto a quelli che sono i vostri interessi. Alcuni, per esempio, tra i corsi che... tra i tantissimi che mi vengono in più, oltre a quelli che vedete alle mie spalle, c'è per esempio laboratorio di organizzazione e gestione di festival e rassegne, oppure fashion communication, per chi vuole approfondire gli aspetti più legati al diritto d'autore e sul web, per esempio, questo è un altro aspetto interessante, o ancora event management, e alcuni di questi sono svolti addirittura in inglese, quindi per chi volesse decidere, se la sentisse, di a seguire un corso per intero in inglese, lo può fare anche attraverso una selezione dei corsi a scelta. In aggiunta poi ci sono tutte le opportunità in più che noi decidiamo di mettere a vostra disposizione. Innanzitutto alcuni corsi extracurricolari, cioè corsi che non rilasciano crediti ma che vi danno un sostegno in più. Per esempio uno di questi è il corso legato, sono dei corsi a scelta, che se avete voglia li fate, se no no, e che sono legati per esempio all'ingresso, se avete la sensazione che provenendo da una triennale che magari non ha approfondito troppo le materie economiche, oppure al contrario quelle artistiche, o ancora vi sentite non troppo forti in inglese, potete seguire all'inizio del primo anno, al primo semestre, a scelta, non rilasciano crediti, ma se si forma il numero... ed è un numero basso, quindi in realtà chiunque lo vorrà fare lo potrà seguire, avete l'opportunità di approfondire quell'area provando insieme con un professore di riferimento a riempire quel gap che vi sembra di avere e già alla fine del primo semestre essere in pari con i vostri colleghi. Ancora poi ci sono una serie di strumenti per le professioni che noi mettiamo a disposizione. Innanzitutto l'Innovation Lab, che è un'occasione per mettere in pratica proprio la realizzazione di una serie di start-up o di poter presentare dei vostri progetti. E poi ancora l'Erasmus. Questi sono alcuni, per esempio, dei partner, a cui si aggiunge per esempio Irvine, l'Università di Irvine, e tanti altri, e vi stiamo mostrando ovviamente una selezione, dei nostri partner all'estero, dove potete andare a fare la vostra esperienza Erasmus. E in più all'estero vi portiamo anche a fare un viaggio che non è un viaggio
non è una gita, è una visita di studio durante la quale, accompagnati da alcuni docenti del corso di studio, non farete altro che andare a incontrare, sì, vedere anche dei posti belli delle grandi città, diciamo che abbiamo, ogni anno selezioniamo, ma accompagnati da alcuni docenti incontrerete i curatori dei musei, piuttosto che i direttori, oppure i direttori di dipartimento di alcune università interessanti, che vi potranno parlare un po' del settore, dello stesso settore in parallelo all'estero, e avrete l'opportunità di avere quindi un contatto diretto e più senza mediazioni con loro. Ma queste sono alcune altre esperienze, per esempio questa è l'esperienza con la Sandretto, perché all'interno del corso delle professioni dell'arte c'è strategia delle fondazioni d'arte, che è insegnata da Patrizia Sandretto Rebaudengo, che è la presidente della fondazione delle fondazioni artistiche e culturali italiane. Ancora alle mie spalle ci sono una serie di locandine, queste sono le locandine che hanno comunicato le varie mostre che abbiamo fatto, ne avete viste all'inizio una selezione di immagini che vi ha mostrato il professor Frione nel video, e qui vedete sono le varie locandine che hanno seguito i nostri studenti insieme nella fase di comunicazione delle mostre che loro stesse hanno curato, ideato, organizzato, seguito, allestito, l'avete visto nelle immagini, misurandosi direttamente con gli artisti. Tutto questo ha portato la IULM ad avere sicuramente un tasso di occupazione degli studenti ad un anno dalla laurea molto alto. Vedete che l'80,9% dei nostri studenti a un anno dalla laurea già lavora. E questo è sicuramente legato anche al fatto che noi organizziamo una serie di incontri con i professionisti e con le aziende, per esempio ci sono anche i job seminar, che sono delle occasioni in cui voi potete mostrare anche il vostro curriculum a dei responsabili delle varie aziende, che vi danno anche indicazioni su come modularlo il curriculum, se c'è qualcosa che è più legato alla domanda del momento, oppure semplicemente sono l'occasione per entrare in contatto con loro. Questo è stato anche un po' è la conseguenza di tutto ciò, cioè la crescita del nostro corso, delle iscrizioni presso il nostro corso di studio e presso la IULM in generale. L'invito finale che vi faccio è quello di farvi un giro anche per il campus, se non lo conoscete, è una università un po', che è una struttura un po', devo dire, all'americana, dove ci sono i residence, ci sono gli uffici, c'è la parte qui delle aule, e c'è poi un grande spazio, che è quello di IULM 6, che trovate un po' più avanti, dove c'è un grandissimo auditorium, dove teniamo una serie di eventi. Lunedì c'è stata la Segre, per esempio, ci sono costantemente presentazioni di libri, convegni, e poi c'è una exhibition hall, cioè c'è uno spazio che noi dedichiamo alle mostre. Adesso, attualmente, inaugurata martedì, c'è la mostra di celebrazione dei 50 anni del nostro Ateneo, e se avete voglia, andate a fare un giro. Grazie. A questo punto, visto che vi ho raccontato la macrostruttura, la De Simone vi ha raccontato la microstruttura, nel senso è entrata più nei dettagli, passerei la parola a Laura Favalessa, che è una nostra iscritta che ha studiato in IULM sia al triennio, ora è alla magistrale, al secondo anno, e si appresta a lavorare al progetto espositivo di quest'anno, quindi chiederei a Laura brevemente di raccontare dall'interno la propria esperienza nei nostri corsi. Buongiorno a tutti, io sono Laura, dunque sicuramente questo è un corso di laurea magistrale che ci avvicina al mondo dell'arte e della cultura in maniera molto approfondita. Infatti, come avete potuto vedere dal piano di studi, si passa da discipline legate più alla storia dell'arte antica, moderna, contemporanea, per passare però anche attraverso il mondo della comunicazione, il mondo della fotografia, il mondo della filosofia dell'arte, dei musei d'impresa e via dicendo. A mio avviso un aspetto fondamentale è il fatto che molto spesso tanti corsi prevedono non solo lo studio, quindi l'apprendimento teorico sui libri di testo,
ma spesso i professori ci richiedono di svolgere dei lavori, quindi dei progetti che possono essere o individuali o di gruppo, e secondo me questa è un'opportunità che ci permette di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato appunto dalla teoria e quindi dallo studio dei libri, e sicuramente sono lavori molto utili anche appunto per un nostro futuro. Inoltre io, grazie a questo corso di laurea, sto svolgendo un percorso di stage formativo presso la Triennale di Milano, quindi un'importantissima istituzione nel mondo dell'arte, e grazie a questo periodo mi sono affiancata ai vari dipartimenti, quindi ho scoperto proprio da vicino, quindi da dentro, ciò che accade in questa istituzione, e ho potuto lavorare in uffici come l'ufficio della comunicazione, piuttosto che della produzione culturale o della promozione culturale. Infine, un aspetto appunto molto interessante è ciò che il professor Trione diceva anche all'inizio, ovvero la possibilità di svolgere questo progetto di mostra, quindi un lavoro svolto interamente da noi studenti, con l'aiuto ovviamente dei professori, con un artista di fama internazionale, il cui progetto appunto viene documentato dall'inizio alla fine e viene svolto interamente da noi studenti, perciò dalla stesura del concept della mostra fino all'allestimento, anche tutta la fase di organizzazione e gestione della mostra stessa e anche della comunicazione. Grazie, perfetto, perfetto anche nei tempi. A questo punto abbiamo 10 minuti che dedicherei a voi, alle vostre curiosità. C'è una prima cosa che devo dirvi, è l'origine. Io dopo avrò modo di guardare con attenzione le vostre provenienze. Credo che uno degli elementi di maggiore arricchimento sia la pluralità di provenienze, sia geografiche che culturali. Cioè, come in ogni gruppo di lavoro, è molto interessante quando si proviene da mondi culturali e antropologici differenti, ma anche da formazioni differenti. Cioè, questo non è un corso di laurea rivolto esclusivamente a chi viene da studi storico-artistici, che sicuramente ce l'hanno come una naturale inclinazione, naturale sensibilità rispetto a questi argomenti. Ma è un corso che è sempre stato particolarmente attrattivo per esempio anche per studenti che vengono da altre formazioni. Ci siamo trovati nei nostri corsi ingegneri, finanche ingegneri, designer e così via. Quindi l'idea di costruire delle aule plurali è per noi un elemento di enorme arricchimento. L'altro aspetto importantissimo è che per coloro che hanno, come vi diceva la De Simone, un gap relativo alle discipline storico-artistiche, a quelle economiche o alla conoscenza dell'inglese, sono previsti al primo semestre dei corsi extracurriculari paralleli che vi consentono di colmare, ove ci siano, delle lacune. Prego. Curiosità, domande, obiezioni, suggerimenti? Allora, anche banalità, prego. Provenendo da una scuola prettamente artistica, il test di ammissione sarà differente o differenziato? No. Allora, il test di ammissione, questo vorrei che vi... La ringrazio. Il test di ammissione è fondamentale che vi arrivi l'idea che per noi non ha una valenza di forche caudine, cioè di valico insuperabile. Per noi il test di ammissione ha una valenza conoscitiva. Cioè, noi vogliamo capire da dove venite, per quale ragioni ci avete scelto, qual è la vostra... Questo per me è il punto fondamentale, la vostra motivazione. Cioè, io resto dell'idea che le conoscenze si possano acquisire strada facendo, le motivazioni è un po' più difficile. Quindi il test per noi, voi avete, come avrete visto probabilmente, dei libri di testo da guardare, però
state attenti al verbo che ho utilizzato, guardare. Cioè, per noi il test è un momento in cui dobbiamo guardarvi negli occhi e capire e parlare con voi. Cioè, pensatelo più come un confronto, un dialogo, che come un classico esame. Cioè, per noi non è quello. Purtroppo, ve lo dico fuori, diciamo, una volta si direbbe fuori verbale, se fosse per me io non vorrei test di ammissione. Perché se tu scegli di iscriverti in un corso di laurea, soprattutto un corso di laurea magistrale, vuol dire che sei fortemente motivato. Il test di ammissione purtroppo siamo costretti al Ministero a farlo, quindi non possiamo non farlo il test di ammissione. Però vorrei che vi arrivasse il messaggio del valore che attribuiamo al test. Cioè, noi vogliamo guardarvi, capire e capire perché ci avete scelto e che vorrete fare nella vita. Che la grande partita nella vostra... potete, fino al triennio, vi potete, diciamo così, bamboleggiare. Dalla magistrale in poi dovete avere degli obiettivi molto più chiari, anche ambiziosi, ma molto più chiari. Ecco, noi vorremmo provare a comprendere meglio quegli obiettivi che avete. Questo è il senso dei test. Il test prendetelo anche come un momento per capire voi stessi, per capire quale area vi sembra sia più debole nella vostra preparazione e in quel caso decidere poi magari se e quale insegnamento extracurricolare decidere di seguire per rinforzare quell'area. Quindi prendetelo anche come un autotest, come dire. Il numero di iscritti e il numero di studenti accettati quant'è? Allora, il numero di studenti accettati, allora mi pare, vado a memoria, ma era, credo, un centinaio, sì. Noi però, devo dirvi la verità, con grande onestà, anche queste sono delle soglie che vengono poste, anche io non sono del tutto d'accordo su questa cosa perché... La nostra idea è di avere delle aule qualitativamente molto motivate con le quali, e quando tu hai numeri troppo grandi talvolta diventa più complessa la gestione. Quindi, per esempio, quest'anno abbiamo un'aula di circa 60 studenti ed è un bel lavoro da gestire gruppi, soprattutto in un'ottica che a me sta molto a cuore di, non dico avviamento alla professione, ma cercare il più possibile di seguire quei ragazzi anche nel momento in cui lasciano quest'aula. Quindi, e questa è, quando tu hai dei numeri elevatissimi diventa un po' più complicato ovviamente seguire questo. Però io, per esempio, una delle cose che cerco di fare sempre personalmente è di provare a creare delle occasioni per gli studenti al di là del percorso anche accademico. Per esempio, proprio l'altro giorno c'era lei in aula, un'importante galleria italiana che si chiama Francesca Minini ci aveva chiesto, tramite una nostra laureata che è andata a lavorare lì, degli studenti che possano andare a lavorare da loro. E quindi questa è un'opportunità, come prima vi ho citato Palazzo Strozzi, cioè ce ne sono tante. Paradossalmente è più difficile avere degli studenti immediatamente pronti a coglierle. Cioè, noi ci troviamo di fronte ci troviamo dinanzi a degli studenti che hanno un po' di pigrizia. E questo è un corso di laurea che non è troppo per persone pigre. Cioè, esige un po' di motivazione, perché se siete motivati e dinamici, ve lo assicuro, le possibilità professionali ci sono. Ci sono. Prego. Non vale più, ponendo il caso che io faccia il test d'ammissione nella sessione di maggio, sì. Se io non mi matricolo il 31 maggio, il mio test d'ammissione non è più valido? No, certo, ah, okay, vale. Certo. Basta che si scrive entro l'anno, okay, cioè perfetto. Significa settembre. Ok, ok, sì, sì, assolutamente. Chiaramente se ci sono ancora posti. Il mio suggerimento ovviamente è, se siete motivati, cercate di chiudere la pratica il prima possibile, cioè non lasciate le cose a bagnomaria. Prego. Buongiorno. Volevo chiedere, questa informazione che ci ha dato riguardante la Galleria Minini, io sì. Vengo da Brescia, quindi ho avuto modo di frequentarla,
E quanto è recente? Giusto per farmi vedere. Questa settimana. Ah sì? Sì. Questa è una buona informazione. E poi volevo... Francesca, non Massimo. Non Massimo, sì sì. E volevo anche chiedere, questi progetti curatoriali che voi offrite sono indirizzati da voi, nel senso che gli artisti sono proposti da voi? Certo, i... certo. Ci sono invece possibilità di proporre magari progetti che uno studente potrebbe avere in testa per conto suo? Allora, la risposta è doppia. Per quanto riguarda il project work del secondo anno, no. Nel senso che quella è una mostra appunto professionale, grossa, non è facile, è molto complesso anche l'individuazione di artisti che abbiano la disponibilità a lavorare con gli studenti. Noi negli anni ci siamo trovati, la prima mostra fu complessissima perché non c'era quel tipo di attenzione. Quindi la prima risposta è no sul progetto macro, cioè sulla grande mostra. E sì su una serie di progetti e di iniziative. Per esempio, è capitato che alcuni studenti hanno proposto dei cicli o anche delle piccole mostre, dei cicli di eventi, per esempio una studentessa, che è la stessa che poi è andata a lavorare da Minini, tra l'altro, aveva proposto un ciclo di film sulle vite degli artisti. È una cosa ovviamente non individuale, perché è sempre bello che le proposte siano di gruppo, no? Perché dovete ovviamente uscire da un'idea della proposta spot individuale, non va bene. Cioè, bisogna condividere, e se c'è una condivisione con più studenti su alcune proposte, noi siamo iper disposti a sostenerle, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico. Altre suggestioni, suggerimenti, idee? Da dove venite? Io non ho avuto modo, perché me l'hanno dato adesso, lo schema. Allora, Università Milanesi, Università Milanesi intendiamo statale, quanti siete? Ecco, quando ho detto modello beni culturali, cioè mi riferivo anche un po' a certe cose di statale. Quanti, allora, alzate la mano, quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Cattolica, 1 e 2, vabbè, Bicocca immagino nessuno, l'Accademia c'è qualcuno? Eccola là, eccole là. Okay. Gli altri da dove vengono? Roma, una, da Napoli c'era qualcuno, eccole là, le mie concittadine, poi? Venezia. Venezia, non è bresciano? Ah, ok, dove? Ah, ok. Poi, altre provenienze, c'è qualcuno che non ha, tipo Genova, una, due. Padova, ok? Bene, vabbè. Da dove? Ah, bene. Altre università lombarde? Non c'è nessuno più? Come? Ah, il Politecnico. Ah, bene, scusate, me l'ho dimenticato. Il Politecnico. Okay. Bene, qualche altra curiosità prima che ci salutiamo? Siete tutti, avete tutti finito il percorso? Cioè, no, che significa? Come? Ah, beh. Cioè, lo finite, siete addirittura d'arrivo, siete al rush finale, ok. Ditemi anche, vi ripeto, qualche altra volontà, desiderio. Tenete conto di una cosa, noi per esempio ogni anno per i nostri studenti, noi ogni aula ha, oltre ai rappresentanti previsti dalla legge in consiglio di facoltà, ogni aula ha un rappresentante d'aula con il quale, insieme con gli altri rappresentanti d'aula, noi abbiamo, cioè io direttamente con gli altri coordinatori dei corsi d'area, abbiamo appuntamenti periodici, cioè ci vediamo ogni paio di mesi più o meno, e sono quegli incontri molto più utili rispetto al consiglio di facoltà, che è un luogo ovviamente un po' istituzionale e ingessato, e sono i momenti nei quali i ragazzi si fanno portatori di istanze, di criticità, di problemi, di proposte che vengono dall'aula, e quello è un momento dove quelle iniziative di cui per esempio parlava lei possono prendere piede, dove proposte, molti corsi che sono nel nostro piano di studio in realtà sono nati da suggerimenti degli studenti, cioè tantissime cose sono nate dagli studenti, dalle proposte degli studenti, e quindi questo soprattutto vorrei che vi arrivasse un'idea di dialogo costante.
sia in chiave propositiva sia in chiave di eventuali critiche, criticità che ci sono in un corso di laurea. A questo punto, se nessuno ha altre cose da aggiungere, vi ringrazio, spero davvero di cuore di rivedervi presto. Quest'anno i corsi cominceranno leggermente prima, cioè l'ultima settimana di ottobre inizieranno i corsi, quindi di settembre cominceranno i corsi, e quindi mi auguro davvero di vedervi sia ai test di ammissione, che sarà un'occasione per rincontrarci se vorrete, sia poi all'apertura dei corsi. In bocca al lupo per tutto e spero presto. In bocca al lupo, buona scelta.